oggi colui che dà l'indicazione di una chiesa, diciamo così, che è il sale per la situazione odierna è il vescovo attuale di Roma, che è Papa Francesco. Monsignor Malnati respinge al mittente le polemiche di rara virulenza scatenatesi su Facebook dopo le dichiarazioni di Papa Francesco favorevole allo Ius Soli. A me pare che Papa Francesco, ecco, abbia colto nel segno una chiesa in uscita e un cuore che vede. Per quel che riguarda ciò che si legge su social network, il vicario episcopale ha le idee chiare. Lì Facebook ognuno purtroppo vomita tutto quello che di peggio vorrebbe poter dire di fronte a qualcuno. E Monsignor Malnati rintuzza anche quelli che a ogni piè sospinto affermano di ritenere Papa Ratzinger il proprio pontefice. Se uno veramente vuole essere cattolico, anche con dimensione adulta, ovviamente interloquendo, non accettando così le cose senza un criterio, ecco, però il punto di riferimento della Chiesa Cattolica è il Magistero straordinario del Papa e dei Vescovi uniti a lui. Certo, ragiona Don Malnati, sullo Ius Soli a questo punto il Papa non può essere lasciato solo dalle gerarchie vaticane. Ma il Papa si difende da solo con il suo comportamento. Ovviamente la Santa Sede ha indicato il parere di Papa Francesco come il suo parere, il parere del Vaticano. Adesso però siccome tratta anche dello Stato italiano, credo che anche la CEI potrebbe dire la sua opinione. In ogni caso, chiude Monsignor Malnati, il magistero di Papa Francesco non si discute. È un uomo che ha portato, nella cattedra di Pietro, lo stile pastorale che emerge dal Concilio Vaticano II, cioè vedere i segni dei tempi.